Mariano Leuseo, segretario cittadino del PD, è la forza politica che si è fatta carico di organizzare queste primarie. E prima di ogni riflessione politica, spieghiamo alla gente che vuole venire a votare chi può venire, cosa deve fare, se deve dare un contributo, da che ora a che ora si vota. Bene, domenica 9 marzo si celebreranno le primarie della coalizione di centrosinistra. Si vota dalle 8 alle 20 presso la palestra Taralli. Si paga un euro, però il contributo è volontario. Possono votare tutti i residenti, tutti quelli iscritti, tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, quindi basta portare solo la carta d'identità. Quanti seggi ci sono? È agevole anche poter venire a votare? Sì, non ci saranno problemi, abbiamo fatto un'unica postazione, abbiamo fatto un unico seggio con tanti sottoseggi, circa 9 faremo, in modo da dare, e questi sottoseggi saranno divisi per secondo le lettere, quindi speriamo di non creare file chilometriche. Abbiamo già un'esperienza, diciamo, su queste situazioni. A proposito di esperienza, ogni votazione è una festa della democrazia, però per questo appuntamento prevedete un afflusso molto consistente anche rispetto alle primarie, per esempio, del partito. Sì, è la prima volta che votiamo, che si celebrano le primarie per individuare il candidato sindaco. Le ultime elezioni primarie sono venute in 4.000, noi riteniamo che ne verranno di più. Dicevo, le primarie sono un grande evento politico, un momento di democrazia, di grande partecipazione e di mobilitazione. Riteniamo che domani deve essere la festa della democrazia, i cittadini diventeranno protagonisti nella scelta del proprio candidato sindaco. A proposito di candidati sindaci, diciamolo sostanzialmente, questo non è il terzo tempo del congresso provinciale o cittadino della città, ma è il momento in cui la gente sceglie chi sarà il candidato sindaco della coalizione. Il nome di questa competizione si chiama primarie e non congresso. Il congresso del Partito Democratico l'abbiamo celebrato, i cittadini, tutti gli iscritti simpatizzanti si sono già pronunciati e hanno eletto dal livello locale fino al livello nazionale. Quindi il congresso è terminato. Adesso il Partito Democratico è impegnato sia nella costruzione della coalizione, anzi è stato protagonista a costruire questa coalizione, ma siamo impegnati perché dobbiamo celebrare le primarie nel migliore dei modi, perché per noi è una grande opportunità per ritornare tra i cittadini, spiegare i nostri progetti, recuperare delusi, scettici, scontenti. Quindi deve essere una festa, non sarà una conta, una mera conta, ripeto, sarà la festa della democrazia per scegliere il sindaco di Foggia. Da lunedì vi attivate per le elezioni comunali. È un caso che il centrodestra soprattutto aspetti anche queste primarie per determinare al suo interno un suo candidato? Ma non lo so se il centrodestra attende la scelta del proprio candidato sindaco per chi sarà il competitor del nostro candidato sindaco. Io ritengo che noi dobbiamo fare la nostra strada, anzi io faccio un appello a tutti gli elettori di centrodestra di rimanere a casa, perché noi dobbiamo scegliere il candidato del centrosinistra e questo è il nostro candidato.